Dopo le polemiche e la rabbia dei sindaci, ATS fornisce i numeri. Solo il 9% degli anziani ha ricevuto la seconda dose di vaccino anti-Covid ed è stato immunizzato. In 20 anni il numero di incidenti stradali mortali si è dimezzato in provincia di Lecco. Resta alta l'attenzione sul fronte della prevenzione. Troppe le patenti ritirate per stato di ebbrezza. Direttore di banca vittima di un sexy ricatto. L'uomo, dopo aver pagato più di 2.000 euro, ha presentato denuncia. Arrestato un 25enne di Missaglia, altri due complici nei guai. A un anno dallo scoppio della pandemia restano in vigore le misure restrittive nell'RSA per le visite ai degenti. La testimonianza di Don Marco Bassani, vorrei poter stringere mia madre. Buonasera, benvenuti a una nuova edizione del telegiornale di Unica Lecco. In apertura parliamo della pandemia, in particolare della campagna vaccinale. Dopo le polemiche e la rabbia dei sindaci, ATS fornisce i dati appunto sulla campagna di vaccinazione anti-Covid degli over 80. In provincia di Lecco il 62% degli aventi diritto ha ricevuto la prima dose, sottoposto a richiamo solo il 9%. Significa che appunto solo un anziano su 10 è già completamente immunizzato. Vediamo. A più di un mese dall'inizio della campagna di vaccinazioni over 80, meno del 10% degli anziani lecchesi ha completato il ciclo di profilassi, ricevendo anche la seconda dose. Dopo le polemiche e la rabbia dei sindaci, i numeri. Sui circa 20.000 ultra-ottantenni che hanno aderito alla profilassi anti-Covid, hanno ricevuto la prima dose 12.261, che sono il 62% del totale, mentre sono stati sottoposti a richiamo 1.825. Cioè poco più del 9%. La percentuale è direttamente collegata alla disponibilità di vaccini Pfizer, BioNTech, spiega ATS in una nota. Al momento, ogni giorno, nei centri vaccinali allestiti negli ospedali di Lecco e Merate vengono vaccinate più di 850 persone, a cui si aggiungono coloro che vengono immunizzati nei diversi centri territoriali allestiti grazie alla disponibilità di sindaci e medici di medicina generale, per un totale di circa 1.100 over 80 vaccinati. Per quanto riguarda lo slittamento dell'apertura dei poli di Oggiono, Carozzo Corte, Casatenovo e Merate, quest'ultimo in fase di valutazione, ATS precisa che l'avvio delle vaccinazioni in queste sedi si scontra con la criticità rappresentata dalla fornitura di vaccini in misura adeguata da parte della struttura commissariale nazionale. È in corso una ricognizione su tutto il territorio regionale per reperire vaccini. Il Palataurus di Lecco diventerà invece uno dei centri di riferimento per le vaccinazioni massive. La sua funzione in tal senso sarà testata già a partire da aprile per il completamento della campagna vaccinale per gli over 80, annunciano sempre dalla TS della Brianza. Lì saranno trasferite alcune linee attive nei presidi ospedalieri. Infine, Olgiate Molgora, aperto solo venerdì scorso e chiuso da ieri alle 13. La programmazione era sino a sabato. I cittadini aderenti sono stati quindi chiamati a vaccinarsi. Alcuni di questi avevano già prenotazioni in essere con il sistema regionale, che sono state mantenute. Questo ha comportato un accorciamento della durata programmata e il termine dell'attività è da scrivere esclusivamente a questo motivo. La somministrazione della seconda dose del vaccino avverrà nella stessa sede della prima, pertanto i cittadini che sono stati vaccinati ad Olgiate riceveranno il richiamo nello stesso ambulatorio. Intanto è appena cominciata la vaccinazione dei soggetti vulnerabili e si stanno programmando le sedute per chi soffre di gravi disabilità e per la somministrazione domiciliare agli anziani che non possono spostarsi. Cambiamo argomento. In 20 anni il numero di incidenti stradali mortali si è dimezzato in provincia di Lecco. Resta però alta l'attenzione sul fronte della prevenzione. Ancora troppe le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Nel 2001 i morti sulle strade della provincia di Lecco sono stati 32, nel 2019 16. In meno di 20 anni il numero di vittime di incidenti stradali si è dimezzato, ma non per questo bisogna abbassare la guardia. Serve anzi maggior collaborazione fra istituzioni e forze dell'ordine per limitare vittime e feriti. Dunque le polizie locali d'ora in poi si occuperanno di controllare i punti più critici della viabilità urbana provinciale, dove per la cronaca sono avvenuti 2/3 dei 900 incidenti stradali rilevati nel 2019. Questo è il risultato più concreto del vertice convocato in prefettura Lecco alla presenza dei sindaci dei comuni interessati e delle autorità competenti.
condivisa da tutti gli attori la necessità di concentrare l'attenzione sui tratti più pericolosi della statale 36 e delle provinciali 583 per Bellagio e 72 a Lago. Solo quest'ultima strada tomba di due persone nel 2019. Oltre a ciò sono necessari approfondimenti su alcuni tratti di strade urbane. Resta alta poi l'attenzione sul fenomeno della guida in stato di ebbrezza. Lo scorso anno, nonostante le restrizioni del lockdown, sono state 531 le patenti ritirate nel lecchese e 55 quelle sospese, quasi due al giorno. La violazione del divieto di bere alcolici prima di mettersi alla guida resta la ragione più diffusa per il ritiro dalla licenza. Per rendere ancora più efficace la prevenzione è stato poi dato il via libera all'utilizzo di sistemi di rilevazione della velocità da remoto, oltre che il miglioramento di infrastrutture della segnaletica stradale. La viabilità, spiega il prefetto castrese De Rosa, rappresenta un tema nevralgico e delicato di questo territorio, visti i grandi flussi di traffico, le rotte turistiche, la morfologia e le tante categorie di utenti della strada che rendono estremamente complesso il contemperamento di tante esigenze in gioco. Direttore di banca vittima di un sexy ricatto. L'uomo, dopo aver pagato quasi 2.000 euro, ha presentato denuncia, arrestato un 25enne di Missaglia, altri due complici nei guai. Adescato su un sito di incontri da una 19enne di origini straniere residente in Brianza, era caduto nella sua rete. Dopo il primo e unico appuntamento in auto, i ricatti ripetuti nel tempo. L'uomo aveva pagato circa 2.000 euro in tre tranche. Disperato all'idea che la moglie e i figli potessero scoprire cos'era accaduto. All'ennesima richiesta di denaro, però, ha capito che l'unico modo per porre fine a questa triste vicenda era rivolgersi alle forze dell'ordine. Così ha presentato denuncia alla polizia locale di Cantù, vittima un direttore di banca Comasco. Le indagini condotte dai carabinieri di Merate in collaborazione con i vigili hanno consentito di identificare gli autori della sexy estorsione, una banda con ruoli ben definiti. A capo un 25enne di Missaglia, finito in carcere nelle scorse ore, peraltro già si trovava domiciliare per un'altra condanna. Obbligo di dimora per la 19enne e un terzo complice 20enne di Monticello Brianza. Disposte anche perquisizioni domiciliari nei confronti di altre quattro persone che risultano indagate. Una vera e propria trappola per il direttore di banca che una volta appartatosi in auto con la ragazza, senza che fosse consumato il rapporto sessuale, ha visto spuntare i complici della giovane, pronti a scattare le fotografie che lo avrebbero incastrato. La procura di Lecco ha disposto l'autopsia sul corpo di Gaspar Allegra, il 37enne originario di Castelvetrano, nipote del boss latitante di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro. La salma di Allegra da domenica notte si trova a Robecco sul Naviglio, intanto il questore di Trapani, Salvatore La Rosa, ha vietato i funerali del giovane per questioni di ordine e sicurezza pubblica. A un anno dallo scoppio della pandemia restano in vigore le misure restrittive per le visite ai parenti degenti nelle case di riposo. Sentiamo l'appello di Don Marco Bassani, sacerdote lecchese che ha la propria madre ricoverata in una struttura. Si può visitare un quarto d'ora due volte al mese, dice. La pandemia ha ridotto le relazioni sociali, una condizione che pesa moltissimo sugli anziani ricoverati nelle case di riposo e che fa male soprattutto a quanti di loro sono coscienti e vivono questo disagio insieme ai loro familiari. Ma è possibile davvero continuare così? Si chiede Don Marco Bassani, sacerdote lecchese, che ha l'anziana madre in queste condizioni. Mia mamma ha diritto a ricevere due visite al mese di 15 minuti per volta, con una persona sola, tra l'altro in un ambiente molto bello, completamente isolato perché è una campana di vetro, eppure inspiegabilmente noi possiamo entrare uno per volta, quindi mia mamma l'ho vista circa un mese e mezzo fa per il giro, diciamo, dei parenti che deve visitare, non la vedrò prima di Pasqua e conseguentemente c'è questa situazione in cui le relazioni primarie, le relazioni che sostengono la nostra vita, qualcuno ha detto che l'uomo è un animale sociale, no? Qualcun altro ha detto che noi siamo la somma, il frutto delle nostre relazioni, eppure queste relazioni primarie sono state improvvisamente sospese, completamente eliminate. Certo, ci sono il personale sanitario che prestano un servizio egregio, tra l'altro io non ho nulla da recriminare sulla struttura in sé, ma è la scelta politica di ridurre
la vita di questi anziani a quello che Agamben chiama l'homo sacer, per cui la mera vita biologica, la sopravvivenza biologica come assoluto. Infatti mia mamma tante volte mi dice, ma io, tra virgolette, ho solo da morire, perché non mi lasciano stare con voi, non posso abbracciare, forse no perché non è il caso, però almeno poter avere forme che adesso non posso elencare perché sarebbero una serie di possibilità, dalla sedersi in giardino accanto piuttosto che aumentare questi incontri in questa realtà completamente isolata, piuttosto che permettere l'accesso del gruppo familiare, visto che è una campana di vetro e via dicendo. Prosegue la protesta pacifica del comitato La scuola è a scuola, i genitori denunciano, con la didattica a distanza aumentano i disagi per bambini e ragazzi, raccolto il sostegno delle istituzioni. Crescita di disturbi alimentari, disagi psicofisici, rischio di burnout dei genitori, abuso di strumenti informatici e di televisione. Sono i disagi più comuni che si manifestano nei bambini e nei ragazzi costretti a casa o alle lezioni a distanza per colpa della pandemia. Disagi in crescita anche nella nostra provincia, secondo i genitori del comitato La scuola è a scuola, che ha promosso negli scorsi giorni una protesta pacifica contro la scelta di sospendere le lezioni in presenza. Gli attivisti hanno contattato e incontrato diversi rappresentanti istituzionali spiegando le loro ragioni. Il garante regionale dei diritti dell'infanzia, Riccardo Bettiga, si è schierato con loro ribadendo che il diritto alla salute in questo frangente ha impattato su tutti gli altri diritti. I genitori si sono poi confrontati con il vice sindaco di Lecco e con quattro assessori della giunta Gattinoni. Oltre alla richiesta di avere modalità di comunicazione più rispettose nei confronti delle famiglie, i genitori hanno evidenziato come il sistema attuato finora permetteva, in assenza di contagi, di continuare le lezioni in presenza. Tutti gli assessori, spiega il comitato in una nota, hanno espresso apprezzamento per il lavoro svolto e per le modalità adottate dal nostro gruppo, manifestando solidarietà e comprensione, portando dati e garantendo che l'amministrazione comunale del capoluogo continuerà con l'impegno trasversale a lavorare per garantire la sicurezza, vagliando lavori di progettazione di laboratori, percorsi didattici, centri ricreativi estivi. Oltre a ciò, conclude la nota, l'amministrazione si impegna a riportare le istanze nei tavoli dove sindaco e vice sindaco siedono. E tornano a farsi sentire anche i genitori del comitato Priorità alla scuola. Domani alle 15.30 è previsto un flash mob in piazza Cermenati per chiedere di destinare le risorse del Recovery Fund al mondo della scuola. Sempre domani alle 9 un gruppo di studenti manifesterà in piazza Cermenati per chiedere le lezioni in presenza. Numeri in crescita per la CGIL di Lecco. È stato un periodo difficile, ma abbiamo continuato a garantire i servizi ai cittadini, dice il segretario generale Diego Riva. Tesseramenti in aumento, soprattutto per scuola e commercio. In calo i metalmeccanici. Noi abbiamo avuto una situazione complessa sotto profilo dell'emergenza sanitaria l'anno passato, però se dobbiamo oggi fare, come facciamo tutti gli anni, una presentazione del nostro andamento sul tesseramento, dobbiamo dire che nel 2020 abbiamo chiuso con, diciamo, un equilibrio. L'importanza è dire che siamo stati in grado di dare delle risposte alle persone. Diego Riva, segretario provinciale della CGIL di Lecco, traccia il bilancio dell'ultimo anno vissuto dal sindacato. Positivi i dati delle iscrizioni, che superano quota 43.000 più 58 rispetto al 2019, e con 7,4.000 nuove iscrizioni, di cui quasi la metà si sono tesserati per la prima volta con la CGIL. Tra le categorie in crescita spiccano quelle del commercio, Filcams più 9,17%, e della scuola, FLC Scuola più 11,9%, che hanno vissuto l'anno più difficile a causa dell'epidemia di Covid. Calo nella categoria dei bancari, mentre nella manifattura scendono gli iscritti alla FIOM, meno 2,6%, e nei chimici Filtech, meno 5,6%. Entrambe le categorie hanno sofferto, dopo anni di difficoltà, la chiusura di realtà importanti sul territorio, come la Magica Atene e la Husqvarna, ma sono riuscito a tenere nei numeri, spiega Riva. Io credo che tutto questo sia stato fatto grazie a un rapporto di squadra dentro la Camera del Lavoro, anche perché bisogna tenere conto proprio di quello che è avvenuto anche dentro i servizi della tutela individuale. Basterebbe guardare l'ufficio vertenze, che attraverso le procedure concorsuali e attraverso
le risposte emergenziali ha recuperato una somma importante di circa 3.700.000 euro. Per quanto riguarda la questione dei CAF, ad esempio, sono riusciti a dare risposte con oltre 42.000 appuntamenti, e per quanto riguarda l'Inca ha, diciamo, svolto circa 27.213 pratiche. Il 2021 sarà anche l'anno del 120° compleanno della Camera del Lavoro di Lecco, che cade il 31 marzo. Magari questa iniziativa la sposteremo a maggio e giugno, perché vorremmo farla in presenza. Intanto stiamo cercando di organizzare e predisporre un documentario che dovrebbe permetterci di presentare la nostra Camera del Lavoro, le radici e anche quello che sta succedendo nei nostri giorni. Si preannuncia una giornata di disagi domani per chi utilizza i mezzi pubblici per muoversi. Domani, infatti, venerdì 26 marzo, è stato proclamato dai sindacati lo sciopero di lavoratrici e lavoratori del trasporto pubblico. In tutta la provincia di Lecco quindi saranno sospese le corse degli autobus, tranne nelle fasce garantite. Era l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale. Seguiteci anche sui social, su Facebook, su Twitter, su YouTube, sul nostro sito www.teleunica.com. Grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon proseguimento di serata.